per essere intervenuti. Brevemente alcuni punti che forse vale la pena sottolineare. Il primo riguarda il fatto che ormai sono settimane che è comunque diffusa la copia del piano strategico e, come avete potuto notare, l'atto aziendale non è altro che una ripresa per punti di quello che è già presente nel piano strategico. Non è un piano che cala, che si cala dall'alto, le cose che mi avete sentito raccontare, dire e peraltro in molti casi anche dimostrare, che può essere si sono realizzate e sono parte integrante dell'attività di un giorno. Quindi non è un mistero nulla, non vi è stato calato dall'alto assolutamente nulla. Tra l'altro abbiamo in questo periodo ricevuto, e non li chiamerei però come il sindaco prima diceva, che ha avuto dei contentini, non è assolutamente vero, abbiamo ricevuto invece una serie di proposte molto serie, molto equilibrate, assolutamente in linea con quelle che sono, che è lo spirito sostanzialmente sia dei piani, dei programmi operativi, e devo manifestare con tutti la mia preoccupazione per il giorno. Ma abbiamo recepito molte cose che abbiamo messo sia nell'atto aziendale che nel piano strategico da parte di comuni e anche di comuni insieme, perché in realtà non abbiamo fatto che realizzare quello che spesso e volentieri è stato per molto tempo sulla carta, o meglio sulle carte delle precedenti direzioni. E non credo di condividere, e non me le vorrà il sindaco di Alatri, la parola connivenza versus responsabilità. Non credo che dire sì ad un piano strategico in un momento così difficile per il paese, né tantomeno per la regione Lazio, e in considerazione di quello che sta avvenendo con la finanziaria per il prossimo anno, si possa mai dire che si tratti di una connivenza. Io la chiamo senso di altissima responsabilità che soprattutto i sindaci hanno, a mio avviso, come ce l'ho io, assumendomi ovviamente le responsabilità di rito. E questo lo dico più che mai adesso, perché l'avete letto tutti, lo leggete sui giornali, lo sentite dalla televisione, che sono previsti 4 miliardi di tagli agli enti locali, in particolare alle regioni, e essendo l'80% dei bilanci regionali costituiti dalla sanità, temo che sarà quello il settore nel quale si opereranno ulteriormente dei tagli. Tra l'altro, a mio avviso, con un messaggio chiaro, che è stato quello di non coinvolgere troppo, tagliare troppo i servizi, ma di andare a colpire gli sprechi. A me la parola spreco non piace, perché di solito è una parola estremamente generica, dovrebbe avere un nome, un cognome, un indirizzo e un numero di telefono per essere definito spreco, altrimenti è soltanto una parola. E allora molte cose che oggi ho sentito, naturalmente non andrò nel dettaglio, sono degli esempi un po' di spreco. Perché allora il punto è, non è tanto il discorso che serve una UOC, una funzione può essere mantenuta anche sotto forma di unità operativa semplice o di unità operativa semplice dipartimentale. Ai cittadini non interessa che sia una UOC, ai cittadini serve che ci sia il servizio. Allora, non entriamo nel merito del primario o non primario, perché poi dopo si fa pressione sui sindaci non a favore dei cittadini, ma nel giusto interesse che di parte e può essere dei colleghi medici. Per quanto riguarda il sindaco di Cassino, che mi ha inviato ovviamente una serie di punti e di proposte, e certo anche noi siamo rimasti perplessi quando abbiamo visto UOC di neonatologia, la regione ci ha assegnato 2 posti letto, però è anche vero che invito a considerare il fatto che per la prima volta non c'è, come nel decreto 80, unità operativa per unità operativa, c'è area medica, area chirurgica, quindi posso nell'autonomia aziendale destinare sia in area pediatrica che meno più posti letto all'unità operativa complessa.
Ci sono i cosiddetti di ostetricia e chi le ha fatto questa osservazione dice sono pochi, ma si è dimenticato di considerare che lì c'è solo l'ostetricia, la ginecologia e nell'area chirurgica, quindi ci sono da aggiungere i cosiddetti di ginecologia. Se avesse letto meglio non le avrebbe fatto commettere questa pista, ma che non è ovviamente colpa sua, chi ha letto ostetricia, ha pensato ostetricia e ginecologia, invece è solo ostetricia, quei posti letto sono solo di ostetricia, la ginecologia è nell'area di. Per quanto riguarda invece il discorso della gastroenterologia, ormai un po' dappertutto si dice gastroenterologia, abbiamo aggiunto però edentoscopia digestiva per rassicurare chi pensa che l'endoscopia possa essere distinta dalla gastroenterologia, cosa che non è più al mondo in assoluto. Per quanto riguarda invece la urologia, ripeto quello che dicevo prima, il fatto che ci sia un'unità operativa semplice dipartimentale, un'unità operativa semplice non toglie all'interno di una struttura che sia mantenuta sostanzialmente la funzione, che è la cosa, ripeto, che interessa di più i cittadini. E sono aspetti tecnici ai quali naturalmente noi possiamo rispondere in maniera anche più tecnica, ma ovviamente a questo punto forse meno ai sindaci e più agli interessati. Per quello che riguarda il DEA di secondo livello invece, che è un aspetto che sta a cuore a tutti e probabilmente sta a cuore perché vicino c'è Latina, sul programma, sulla legge 368, sulla rete ospedaliera, si legge che il soccorso deve essere in qualche modo organizzato tra le due province, ci si riferisce però solo all'emisoccorso, perché leggendo bene troverete che ancora il nostro DEA di secondo livello è di riferimento di Umberto I. E questo lo vedete anche quando negli incidenti più gravi leggete, sentite, i giornali riportano, in televisione riportano che il soggetto è stato trasferito all'Umberto I, non di certo a Latina. Quindi il nostro DEA di secondo livello di riferimento non è Latina. Quindi pensare che si possano le due strutture, il Santa Maria Goretti, diciamo così, fagocitare l'ospedale Spaziani e Alatri, mi sembra davvero più una fantasia che non quanto è riportato nella rete ospedaliera vera e propria. Il fatto poi dei requisiti, quello è un altro discorso. I requisiti per un DEA di secondo livello sono definiti dalla normativa, non riguardano, l'ho detto più volte, soltanto il numero degli accessi, ed il numero degli accessi ci siamo se mettiamo Frosinone e Alatri insieme. Se queste due strutture fossero completamente separate, allora probabilmente il problema si porrebbe ancora. Ma non è tanto il numero, ripeto, è l'appropriatezza degli accessi. Gli accessi devono essere appropriati, che significa che quei codici che noi diamo, rossi, verdi, bianchi, gialli, devono rispondere a dei requisiti ben precisi di complessità perché si creino le condizioni di un DEA di secondo livello. Però io l'ho detto, il Presidente, anzi credo anche l'Universo, in una trasmissione l'ho anche sottolineato, che quando io ho parlato della possibilità di individuare Frosinone da Alatri come DEA di secondo livello, ha pure specificato anche bene, è una cosa che può avvenire in un tempo successivo. Significa che bisogna creare le condizioni perché ciò avvenga. Vi prego di considerare però due aspetti fondamentali. Quando si parla di DEA di secondo livello, che voi pensate come discorso di eccellenza, non è che il DEA di secondo livello è avulso dalle reti specialistiche, e cioè della rete della cardiochirurgia, la rete della cardiologia, la rete della neurochirurgia, la rete della neurologia, la rete delle malattie toraciche e così via di seguito. È una rete estremamente complessa dove i numeri sono molto bassi di patologie che rientrano in queste fattispecie. Non sono da un punto di vista epidemiologico i valori più elevati, sono le patologie più gravi, tra virgolette, ma con una frequenza minore.
E giustamente la cosa fondamentale è quella della qualità, ovvero sia la sicurezza, ovvero sia sicurezza e qualità al mondo. E questo lo dico soprattutto ad alcuni di voi, sono dipendenti dalla concentrazione dei casi in strutture specifiche che li possono accogliere. Fare un solo caso neurochirurgico significa veramente sfidare la sicurezza. La sicurezza nasce esclusivamente quando presso quella struttura tutti quei casi vengono concentrati, perché lì maggiore l'esperienza, lì maggiore la concentrazione di tecnologie. Chiudo semplicemente riportando una cosa che il Ministro ha detto l'altro giorno alla presentazione della rete ospedaliera della Regione Lazio, che ci è arrivata giovedì, il motivo per il quale ho inviato venerdì i sindaci il documento è stato solo ed unicamente perché la rete ospedaliera ufficiale, che è quella che vedete riportata nel documento che vi ho inviato, ci è stata consegnata il giorno prima. Per correttezza, pur essendo molto simile, se non del tutto sovrapponibile a quella che avevo presentato, ho voluto che fosse la versione finale. Ebbene, il Ministro ha detto una cosa supportata da una platea davvero imponente di direttori generali, non soltanto della Regione Lazio, c'erano anche i direttori della programmazione del Ministero e così via, e rappresentanti dei tavoli tecnici, e cioè quello che concentrare significa garantire la sicurezza. Ad Assisi hanno chiuso l'unità operativa di ginecologia e ostetricia con oltre 800 posti letto perché le linee guida internazionali, mondiali e quant'altro mai stabiliscono in 1000 il valore ideale di parti per i quali sia garantita l'assoluta sicurezza della madre e del bambino. Allora, fatta questa premessa, che mi sembra sicuramente importante, non voglio dire che si debba arrivare alla stessa cosa, ma credo che essenzialmente questo rappresenti una tutela nei confronti delle mamme, dei bambini, ed io come direttore generale, avendo la possibilità di vivere il rischio clinico tutti i giorni con i miei collaboratori molto da vicino, vi posso assicurare e garantire anche che questo rappresenterebbe davvero la possibilità di ridurre alcune condizioni che a mio avviso sono ancora più pericolose della morte per il semplice fatto che vengono a rischio per tutta la vita sia la donna che per il bambino. Fatta questa premessa, se ci sono indicazioni che ancora si possano accogliere, sicuramente sì. L'EA di secondo livello posso modificare quel discorso eventuale, come le dicevo, e quindi fare una premessa e dire che raggiunte le condizioni lì sarà cura e lo farà, ne prende impegno la direzione a fare una formale richiesta di riconoscimento di LEA di secondo livello. Anche se mi appello a quel discorso prima che invece ho condiviso con il sindaco di Alatri, DEA di primo livello, facciamolo davvero funzionare bene, facciamo davvero funzionare quello che c'è, perché allo stato attuale è quello che c'è che non funziona ancora come dovrebbe. Sono convintissima che se facciamo questo probabilmente ci mettiamo nelle condizioni di poter poi nel triennio avere un quadro da un punto di vista epidemiologico tale da giustificare la richiesta di un secondo livello. Sicuramente non è quello che abbiamo chiesto, sicuramente adesso i comitati chiederanno qualcosa di più, ma però mi sembra di aver capito che per Arcone fa delle richieste specifiche sull'ospedale di Cassino, Morini lo fa per quello di Alatri, Sora le fa per quello di Sora. Siamo tutti d'accordo per il secondo livello di Frosinone perché in effetti è un salvavita, però io volevo sapere, ma in queste 48 ore abbiamo la possibilità di un ulteriore di dialogo, un ulteriore di tavolino, casomai soltanto i sindaci dei quattro ospedali?